conosciuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, alle nostre spalle il grande mosaico della Madonna. E qui il luogo dove Padre Pio spesso veniva a ritagliarsi un momento di preghiera durante tutta la giornata. Ecco, vedete in sovrimpressione questo indirizzo di posta elettronica dove poter inviare le vostre testimonianze, i vostri racconti, come Padre Pio è entrato nella vostra vita. Rosanna ci ha scritto un'email e ha voluto raccontare, lei dice, dopo tanti anni, questo miracolo che Padre Pio ha fatto a sua mamma. 7 maggio 1998, un giovedì, dice, ricordo come se fosse ieri, mia mamma aveva un forte esaurimento a causa della separazione con mio padre e quel giorno, la sera, iniziò a vomitare, dice, litri di sangue. Non c'era un'ambulanza disponibile in quel momento, allora io e mio fratello la portammo immediatamente in ospedale a pronto soccorso. Gli fecero una lavanda gastrica, ma dovettero operare. L'intervento durò 6 ore. Ricordo che il medico che l'ha operata continuava a chiedere sangue e plasma. 7 sacche di sangue e 7 di plasma. Al termine dell'intervento ci chiamarono i medici per dirci appunto com'era andata. E lei mette tra parentesi, quel medico, lo ricordo bene, assomigliava a Padre Pio. Ci riuniscono in una stanza, i 5 figli, per dirci che aveva avuto uno shock emorragico dovuto ad una grande ulcera. Nell'intervento i succhi gastrici avevano reciso la vena aorta e mamma aveva sangue nei polmoni. Io mi affidai con tutte le mie forze, racconta, a Dio e all'intercessione di Padre Pio da Pietrelcina, che era lì in ospedale, una piccola statua. Ci dicono di tornare a casa e aspettare 24-48 ore la telefonata, sicuramente la telefonata della sua morte. Ci voleva veramente un miracolo. Mia mamma era in rianimazione. Nei giorni successivi invece mia mamma si riprende. Venne spostata in rianimazione in reparto. I medici, racconta Rosanna, non ci capivano più nulla e quel medico mi disse, sai, forse è stato proprio un miracolo, quel miracolo che tu cercavi. Mia mamma morì poi nel 2014, anche se aveva tante patologie, ma Padre Pio me l'ha donata ancora per tanti anni.